Insieme alla libreria Ave Kubik sul corso Garibaldi Reggio Calabria, stavolta vi consiglio Johan Cruyff, La mia rivoluzione, l'autobiografia. È chiaro che c'è di tutto qua dentro. Adesso proveremo a stuzzicarvi su un paio di passaggi, ma qui non c'è solo calcio, c'è un modo di concepire lo sport, la vita, l'impegno, la professione e anche il tempo che passa. Ovviamente c'è anche tanto calcio, a partire dall'approccio tattico. Ad esempio, per eseguire il gioco di posizione, dice Cruyff, perché questa è un'autobiografia, non passa attraverso un giornalista che l'ha scritta, ha fatto tutto lui. Quindi dice Cruyff, per eseguire il gioco di posizione, per il quale ogni volta si formano nuovi triangoli, cosicché il giocatore in possesso palla abbia sempre almeno due possibilità di passaggio, occorre il massimo della concentrazione. La chiave è che è il terzo uomo a decidere cosa succede. Con questo intendo dire che non è il giocatore con la palla a decidere dove effettuare il passaggio, bensì i giocatori senza palla. Ecco perché mi fa impazzire vedere giocatori fermi in campo. Non esiste. In fase di possesso palla ci devono essere 11 giocatori in movimento. Non è una questione di quanto si corre, ma di come si corre, al fine di cercare triangoli in continuazione, grazie ai quali la circolazione della palla non si interruppe mai. Questa cosa Sacchi la imparò molto bene, perché il Milan, campione di tutto praticamente nel mondo, è basato su questo principio. Ma su spazi e distanze Cruyff ci torna. Se spazi e distanze vengono rispettati, allora si può coprire tutto il campo, dice Cruyff. Questa è la base della filosofia di gioco. Per farlo però serve bravura e molta disciplina. Non esiste che un giocatore vada a pressare da solo, cosa che si vede frequentemente anche in Serie A. Così non funziona. Un giocatore inizia a provocare gli avversari, ma il resto della squadra deve seguirlo compatto. Questo è l'approccio giusto. E questo è Johan Cruyff, che ricorda tra le altre cose anche in questo libro aneddoti particolarissimi della sua carriera. Ricordate i mondiali del 74, in cui l'Olanda aveva questa maglia arancione bellissima con le tre strisce Adidas, ma sulla maglia di Cruyff ne mancava una, erano due le strisce. Ero l'unico, dice Cruyff, ad avere degli obblighi con gli sponsor, con Puma, il che impedì alla concorrente Adidas di sfruttarmi nel corso del mondiale. Fino ad allora con l'Olanda avevamo usato una maglietta arancione neutra, senza nessun logo, ma per il mondiale comparve all'improvviso una maglietta con tre strisce, il tratto distintivo dell'Adidas, la quale aveva firmato un contratto con la federazione olandese senza includere i giocatori. Ma ad andarci di mezzo sono io, fu la mia reazione, dice Cruyff. Ma anche a questo intoppo si trovò un rimedio. Solo per la mia maglietta fu rimossa una delle tre strisce, il che la rese di nuovo neutra. E questo e Johan Cruyff. Ad esempio, Cruyff sottolinea come sia pericolosissimo per il portiere quando il difensore va a contrasto dell'attaccante che sta per tirare e inevitabilmente, se gli va incontro, finisce per aprire un po' le gambe perché non può andarci a piedi uniti, e quindi quasi sempre l'attaccante tira e fa il tunnel all'avversario e il portiere non la vede. Un difensore, dice Cruyff, deve sapere che il portiere può coprire 5 dei 7 metri della porta, quindi lo può aiutare sui restanti 2 metri. Concedere quei 2 metri vuol dire mettere il portiere alla berlina. È un errore che si commette troppo spesso ancora oggi, dice Cruyff. Molti attaccanti attendono il momento in cui il difensore compie un passo in avanti, aprendo le gambe e permettendo al pallone di essere calciato in porta proprio sotto le gambe. E poi ovviamente in questo volume c'è tutta la storia, la carriera in campo e fuori dal campo di Cruyff, perché il genio di Cruyff in molti lo ricordano ovviamente in campo, ma fuori dal campo è stato probabilmente ancora più innovativo nel suo modo di vedere le cose. Ad esempio, sapete come Cruyff concepisce il modo di lavorare dei settori giovanili? Un preparatore delle giovanili, dice Cruyff, deve essere in primo luogo qualcuno che sappia formare, tenendo in considerazione l'età dei ragazzi. Giocatori all'inizio della pubertà richiedono un approccio diverso rispetto ai giocatori a 16-17 anni, quasi pronti per la promozione in prima squadra. Bisogna educarli e non far disimparare ciò che loro già sanno. Per esempio, se un giocatore è troppo innamorato del pallone, non deve vietargli di mantenere il possesso della palla. Piuttosto, schieralo contro un avversario grande e grosso. Dopo un paio di contrasti robusti, imparerà da solo a liberarsi prima del pallone, prima di rimetterci una gamba. Questo è Johan Cruyff e molto altro in questo meraviglioso libro pubblicato pochi giorni, poche settimane prima della sua prematura scomparsa, e infatti in coda c'è anche una postfazione del figlio Jordi Cruyff. Ma la chiosa del libro e anche di questa nostra chiacchierata è assai significativa. Una volta, scrive Cruyff, mi è stato chiesto
come vorrei essere ricordato tra 100 anni. Per fortuna non devo preoccuparmene troppo, visto che non ci sarò. Ma se proprio devo rispondere, allora vorrei essere visto come uno sportivo responsabile. Non vorrei che mi giudicassero solo come calciatore, perché verrebbero presi in considerazione solo 15 o 20 anni della mia vita e sinceramente, dice Cruyff, lo troverei riduttivo. Il talento calcistico, afferma il numero 14 storico dell'Olanda, mi è stato donato da Dio, non ho dovuto compiere alcunché per ottenerlo. Mi sono limitato ad allenarmi un poco e a divertirmi moltissimo. Andare a lavorare per me voleva dire giocare con il pallone, la considero una fortuna. Per questo le altre cose che ho realizzato nella mia vita hanno un peso più importante per me. Nel corso degli anni non tutti mi hanno capito, da calciatore, da allenatore e anche in seguito. Ma non fa niente, nemmeno Rembrandt e Van Gogh furono compresi. E la lezione è proprio questa: ti prendono per pazzo finché non diventi un genio. Johan Cruyff, la mia rivoluzione.